La città perduta. Immagini di una Bologna d'inizio Ottocento, vista attraverso il pennello e il bulino di rinomati artisti come Panfili, Fantuzzi, Ravegnani e alcuni altri pittori anonimi che, avendo vissuto quell'epoca, hanno potuto cogliere dal vero scene di vita quotidiana e fissarle, insieme ad arredi, accessori ed architetture, su tela, carta o metallo, tramandandoci in questo modo una documentazione straordinaria. Soprattutto Antonio Basoli, il vero precursore di questo stile pittorico, il quale ci ha consegnato sensazioni suggestive e veritiere, dipingendo la realtà in modo tale che guardando quelle opere vi si può leggere la storia. Certo, immagini che fanno storia, storie singole, forse per ciascuno di noi singolari. Fanno storia per chi quei luoghi li ha visti al limitare dell'ultimo cambiamento, con gli intonaci strucciti come vecchi abiti e i mattoni stanchi e impolverati. Per chi quel palazzo o quel portico lo ricorda poco prima che una bomba lo distruggesse o una malintesa programmazione urbanistica lo mutasse. I dipinti e i disegni ci avvolgono nella seduzione che scaturisce dal fascino del tessuto urbano, dalle singole architetture o dai portici o dai cortili. Il tutto in un clima sereno, pulito, quasi nostalgico. Panorami, chiese, palazzi, cortili, portici, corsi d'acqua, ma anche arti, mestieri e professioni. Ciò che un tempo era muto racconto di una realtà palese e un po' retorica, diviene per noi oggi, all'ombra delle mura perdute e della città mutata, una preziosa leggenda per ricordare come eravamo e come più non siamo. Quelle che erano delle semplici vedute, diciamo pure delle comuni cartoline commerciali, perché allora tali erano, oggi più che mai divengono luoghi della memoria di una città e di un tempo perduti per sempre. Qui viene riprodotta una luce, un sole per noi ormai sconosciuti, come il colore consumato degli intonaci, la vita che scorre nelle fatiche quotidiane del lavoro, e la quieta mondanità raccolta di una nobiltà già decadente. Un paesaggismo urbano, dove il monumento o il muro sbrecciato, già premonitore di una probabile e imminente rovina, con la luce immessa divengono luoghi di una realtà sognata. È il sentimento della nostra storia, che tramandata fin negli odori, ci appartiene più di ogni altra cosa e fa di Bologna un patrimonio unico e irripetibile. Vi si può camminare dentro a queste immagini e risentire con i luoghi che più così non sono, i nostri ricordi, le persone passate che ora ci possono vedere come stelle alte nel cielo, i loro perduti passi, le fatiche degli antichi mestieri. Questa città, con il sudore che scava la pietra, l'hanno costruita e tramandata nel tempo. È un grande inventario quello che traspare in queste vedute, disegnate al limite della ricognizione puntuale e fotografica, con evidenti accenti teatrali e improbabili personaggi vestiti di tutto punto che radi le abitano.
tutto per dare dimensione e far percepire l'armonia di quei luoghi segreti, compresi fra misteriosi androni e inesplorati giardini, alte mura ormai inutili e segrete ombre di lunghi portici. All'esecuzione fine di un capitello o all'imponenza di un arco si può aggiungere la gentilezza di un gesto di signora che chiama un passante per nome e l'incredulità di questo che si gira senza quasi fermarsi. Atteggiamenti sciolti nel passeggio e nella rappresentazione del lavoro quotidiano movimentano l'inquadratura come se le persone fossero vive. Le botteghe artigiane sono raffigurate con abbondanza di accessori, insieme ad opere terminate o in via di esecuzione. E l'odore delle colle, del legno nuovo, o il martellare del fabbro, il fumo della fucina o il profumo di pulito che circonda le lavandaie si percepiscono nell'aria. Le piazze raramente sono viste vuote. Gli spettacoli qui raffigurati sono seguiti da una folla numerosa, attenta, divertita e interessata. Par quasi di sentire le risate e i commenti. Parate militari sono dipinte con estremo realismo. La polvere, l'impennarsi di un cavallo, la partecipazione del pubblico, il grido di un uomo, le spiegazioni a larghi gesti di un nobile alla sua dama. Le carrozze dirette all'indirizzo richiesto sono vive e al rumore degli zoccoli si mescola il fruscio delle ruote gommate sul selciato e non è trascurato neppure il normale commercio. Carri trainati da buoi o da cavalli, carichi di fieno o di legna o di farina fanno notare l'importanza del lavoro dei campi con i suoi prodotti a sostegno della vita cittadina e del suo benessere. Le chiese sono illustrate con ricchezza di particolari e le prospettive danno risalto alla vastità degli ambienti. All'interno si trovano sempre persone pie, devote, inginocchiate in preghiera. Ammirando bene quei luoghi di culto, si avverte un'immediata sensazione di pace e la silenziosa atmosfera, impregnata di incenso, avvolge tutto e tutti. All'esterno è sovente rappresentata una processione con stendardi sventolanti e adesione numerosa, come per ravvivare la staticità del monumento raffigurato. Finisce qui lo straordinario viaggio fra queste 150 vedute di una Bologna ormai scomparsa. Pochissime possono essere riconosciute e confrontate con la situazione attuale. Le più numerose restano a testimonianza del passato e della storia della città.